Ciao amici Gagnusca e bentornati sul canale. Per chi non ci conoscesse, siamo Annuca e la mamma, e questo canale si chiama appunto Anna e Mamma. Grossa novità in edicola, oggi spacchetteremo delle baby love di Sbabam. Questi dolcissimi neonati con degli occhioni veramente kawaii. Alcuni brillano al buio, altri cambiano colore in acqua, altri si abbronzano, si arrossano con la luce, con il sole, e altri cambiano colore, insomma. Alcuni hanno il ciuccio e alcuni hanno il biberon. La fortuna, la sorpresa, appunto, capire in queste simpatiche scatoline che si trovano al prezzo di 3,99 euro l'una e sono o azzurre o rosa, quale baby love è contenuta e che cosa fa, insomma, qual è la sua peculiarità, la sua caratteristica. E in più oggi abbiamo anche il posterone! Eccolo qua! Questo è il posterone dove appunto dice baby love, prenditi cura di, e ci sono 6 delle 12 bamboline che potete trovare in queste simpatiche scatoline di cartone. Qui è sotto il simbolo della Sbaba, la marca, insomma, di questi giochi. Spacchettiamo? Sì! Ottimo, allora via questo che adesso non ci serve. Da quale vuoi iniziare? Da quello blu. Da quello azzurro, bene, l'altro lo mettiamo da parte. Ogni scatolina la trovate insieme alla rivista, sempre ovviamente in edicola. Nella rivista potete trovare delle brevi storie, dei giochini, ecco qua c'è il labirinto, pubblicità ovviamente di altri giochini della Sbabam. Questi qui non li abbiamo ancora aperti. No, i Rainbow Kitty non li abbiamo ancora aperti. E poi che cosa potete trovare? Altri giochini, le soluzioni dei giochini e poi anche le istruzioni di come trovare sul sito della Sbabam le eventuali bamboline, eventuali giochi per completare la vostra collezione. Potete ordinarle direttamente dal loro sito. Mettiamo da parte anche la rivista e apriamo la prima scatolina. Vai Anna! Togliamo lo scotch. Sì. Intanto che apre la scatolina io vi faccio vedere com'è. Su ogni lato, su 3 dei 4 lati, trovate le tipologie, i vari baby love che potete trovare in questa scatolina, appunto, che sembra avere il coperchio fatto tipo di legno. Te la fai, Anna? Ecco a te, vai, apri. Che cosa abbiamo trovato? Allora, aspetta che prima di far vedere il baby love finisco di far vedere la scatola. All'interno della scatola, qua proprio all'interno del coperchio, c'è un disegno che forse è anche la caratteristica del baby love che abbiamo trovato. Sopra il coperchio trovate appunto baby love con dei simboli che sono anche alcuni simboli che trovate sulle bamboline. All'interno della scatola invece trovate una specie di scenografia, insomma una location. Questa è la sua culletta, il suo lettino. Oh, c'è anche, guarda che bello, c'è anche il teddy, guarda. Poi sì, ci sono le scatole, contenitori. Che è proprio carino. E all'interno sempre della scatolina trovate anche uno sticker da grattare. Adesso andremo a grattarlo. E poi il booklet. Eccole qua, queste sono tutte le 12 baby love che possiamo trovare. E dietro invece c'è la descrizione della baby love che abbiamo trovato, che è questa qua. Aprila Anna. Questa ha il ciuccio, eccola qua, sì, è proprio carina, guarda che belli occhioni verdi che ha. Il ciuccio si può assolutamente togliere, oh che bella boccuccia, è molto molto tenera. Ha questa tutona con il cappuccio e un cuoricino sul sederino. Come si chiama lei? Allora, prendiamo un supporto così la mettiamo qua, ve la facciamo vedere bene. Lei si chiama Reddy, questo è il suo nome. E c'è anche una piccola descrizione, una breve descrizione di Reddy. Sono Reddy, un bebè pieno di vita ed energia. Amo i giochi in compagnia e gli abbracci calorosi. Vuoi sapere una cosa davvero curiosa? Con il sole il mio faccino diventa rosso. Ah, ecco, questo cambia colore al sole. Purtroppo oggi non c'è il sole, proveremo poi con la lampada. È nato ad ottobre, come te. Il suo simbolo è il cuore, e infatti è riportato anche qui sul sederonzo. E i miei amici sono Sunny e Daisy, che sono altri due dei baby love. Magari siamo fortunati, così facciamo la coppia. Vogliamo aprire quell'altra? Sì, ma okay. Prima bisogna grattare. Giusto, è vero Anna, prima bisogna grattare. Questo lo mettiamo di qui, un attimo.
è uno sticker appunto da grattare e sta uscendo un castello di sabbia, è giusto, perché lei si è rossa al sole, quindi vuol dire che anche una bambolina e un bambino a cui piace andare al mare, a cui piace prendere il sole e andare in spiaggia. Lo facciamo vedere? L'ha grattato bene, molto precisa, ed ecco qui. I love Sandcastle, il castello di sabbia. Ok, eccolo qua. Lo lasciamo qui a Reddy e apriamo la seconda scatolina. Vai! Togli lo scotch. Abbiamo aperto il secondo. Felicità! Questa volta abbiamo trovato il ciuccio. È un biberon. Pardon, è vero, è un biberon. E questa bambolina. All'interno che cosa c'è? E lo sticker, lo sticker che è un pochino grattato, si vede che ha sfregato. All'interno, come scenografia, ci sono dei cuscini qua all'interno del coperchio e la solita culletta all'interno invece della scatolina. Però questa volta la culletta è diversa perché le scatole sono messe in modo diverso. Questa volta abbiamo un teddy ma anche un coniglio. Sì, e anche il cuscino con il cuore, perché il simbolo di questa bambolina è appunto il cuore. Lei o lui, vero? Sta dormendo. Questo è il secondo. Lo mettiamo qui, vicino alla nostra Reddy. E vogliamo scoprire come si chiama Anna? Mettiamo anche qua il suo ciuccetto, il suo biberonzo. Lui o lei si chiama Daisy! Abbiamo trovato Daisy, l'amica! Abbiamo trovato l'amica di Reddy. Ti ricordi che nel booklet di Reddy diceva che i suoi amici erano Daisy e Sunny? Abbiamo trovato proprio Daisy, ma che fortuna! Sono Daisy, una bambina tranquilla, pacifica e dormigliona. Se mi culli dolcemente al petto, mi addormenterò tra le tue braccia e farò tanti sogni bellissimi. Sono nata a dicembre, il mio simbolo è il cuore, come si può vedere qui sul pannolonzo, e i miei amici sono Reddy e Luce. Infatti questo è il booklet di Daisy. La mettiamo qui. Daisy non fa nulla, se no lo viene specificato, se appunto si abbronzano o cambiano colore. Non fa proprio nulla. Ed eccoli qua, tutti e due vicini. Dov'è il ciuccetto di Reddy? Ecco qui, abbiamo messo anche il ciuccetto a Reddy. Che dire, Anna? Ti sono piaciuti? Sì. Sono veramente, veramente carini i baby love. Giusto, prima dobbiamo anche grattare. Questo è lo sticker di Daisy. I love una stella e il suo biberon. Fammi vedere bene, scusa, rimettiamoli qua. Giusto, mettiamo il biberonzo a Daisy. Ma scusa, come fanno a bere il latte mentre dorme? Vabbè, mistero. Questi sono tutti i baby love che potete trovare. Li mettiamo qua dietro. Sono proprio carini quelli che abbiamo trovato, però proviamo a prenderne altri così vediamo se troviamo quello che cambia colore. Ce n'è una, quella lì, la sembra un po' malattina, però se appunto la scaldi mi sembra cambia colore. Quello sarebbe molto molto interessante da trovare. Salutiamo? Sì, se ciao! Aspetta un attimo, se vi è piaciuto il video, perché sennò ce lo dimentichiamo sempre, mettete un pollice in su. Ed iscrivetevi al canale per i prossimi video, ne facciamo uno a settimana. Adesso possiamo salutare gli amici di Annuska. Sì. Ciao amici di Annuska! Alla prossima insieme ai nostri baby love! Ciao!